E sempre all'ospedale di Piario, dopo le verifiche dell'ASL, da cui erano emerse anomalie all'impianto di aerazione di alcuni locali, sono stati effettuati gli interventi necessari. Sentiamo il direttore generale della struttura, il dottor Egidio Bonomi. Beh, direi che abbastanza celermente si sono accettate queste osservazioni fatte dall'ASL e quindi si è provveduto il più rapidamente possibile. Vedete alle mie spalle la collocazione del nuovo CUP, perché il vecchio CUP aveva problemi che non potevano essere risolti di circolo di aria e soprattutto di luce, e quindi si è trasferito immediatamente in questo settore dei poliambulatori. E sono ormai stati risistemati e collaudati anche tutti gli impianti di circolo sia delle sale operatorie che del pronto soccorso, e quindi a giorni dovremmo, dopo la verifica, avere l'ok di poterli utilizzare nella maniera che utilizzavamo prima. Posso garantire come direttore sanitario che questo non ha comportato assolutamente un blocco dell'attività interna, sia di ricovero, sia di sala operatoria che ambulatoriale.